Negli ultimi giorni stiamo registrando un incremento di positività diciamo esponenziale rispetto a un dato vecchio se partiamo dal mese di maggio ad oggi, perché fino al mese di ottobre abbiamo avuto un controllo sulle positività in maniera diciamo precisa, perché avevamo dei numeri bassi con una media settimanale di 50-70, avevamo massimo 100 positivi a settimana, quindi rispecchiamo un po' quello che la circolare ministeriale dice: per effettuare un buon tracciamento non devi avere più di 50 positivi ogni 100.000 abitanti, siamo 400.000, quindi massimo 200 positivi a settimana. Oggi ci ritroviamo già a partire diciamo dall'8 di novembre con un numero che è superiore a 200, da 289 fino ad arrivare alla settimana che va dal 20 al 26 con 1.166 positivi, quindi la media è ben superiore ai 50 ogni 100.000 abitanti, abbiamo 289 positivi, il che significa che è un dato allarmante. E rispetto a questo dato che diciamo il Dipartimento di Prevenzione ha chiesto l'aiuto anche dei sindaci, che sono la massima autorità sanitaria sul territorio, chiedendo che cosa? Chiedendo rispetto a un elenco di persone positive all'interno di quel comune di emettere provvedimenti di isolamento per i positivi e per i contatti stretti dei positivi. E fino ad oggi sono stati interessati 19 comuni, i quali da sempre diciamo, hanno collaborato, ma non solo questi 19, ma tutti e 118 hanno sempre collaborato con il Dipartimento di Prevenzione e quindi con servizio di epidemiologia, e quindi stanno provvedendo ad emettere i provvedimenti di isolamento e quindi notificando naturalmente gli stessi provvedimenti al Dipartimento di Prevenzione, che poi a partire dal 10° giorno procederà alla verifica della positività o meno del soggetto messo in isolamento. Quindi diciamo che oggi diciamo la situazione è abbastanza complicata. Teniamo presente che nella giornata di oggi abbiamo 437 positivi da tampone molecolare e 436 da tampone antigenico. I numeri sono elevatissimi. Nel mese di dicembre abbiamo effettuato circa 27.000 tamponi molecolari e con 2.700 tamponi molecolari positivi. Circa 17.000, sembra strano, parliamo di insomma, numeri che si avvicinano, 17.000 tamponi antigenici e 1.700 tamponi antigenici positivi, quindi cioè, sono numeri sono altissimi. Quindi diciamo che il Dipartimento di Prevenzione sta lavorando tantissimo per incrementare anche i drive-in per i tamponi, sia per verificare le positività legate appunto ai contatti stretti, ma anche ai tamponi antigenici, che ne sono tantissimi in questo momento, che vengono effettuati nelle farmacie o di chi li compra e li porta a casa e quindi verifica la positività. Ci stiamo lavorando tanto, l'obiettivo è che rispetto a questi numeri alti di positivi da tampone molecolare o antigenico, dall'altra parte cerchiamo di incrementare quanto più possibile la campagna vaccinale, aumentando quanto più i centri vaccinali, con numeri che aumentano sempre di più in termini di lavorazioni fatte giornalmente. Noi già da domani abbiamo programmata la settimana che apriamo appunto la piattaforma per la prenotazione, che va dal 31 al 6 di gennaio, prevedendo una media di circa 4.800-4.900 vaccini giornalieri sui 23 centri vaccinali, compresi i drive che, come sapete, abbiamo attivato i drive sia ad Avellino, Sant'Angelo e Ariano Irpino. Naturalmente questo con l'obiettivo, cioè qual è l'obiettivo? L'obiettivo è appunto di accelerare quanto più la terza dose, che ad oggi siamo a circa il 30%. Quindi oltre a questo, naturalmente ci sono le vaccinazioni che stiamo già facendo a domicilio, ma che faremo con il contributo anche dei medici di medicina generale, dove una buona parte dei medici di medicina generale hanno dato la disponibilità a vaccinare i propri pazienti presso i loro domicili. Intanto, in parallelo, va la campagna vaccinale pediatrica, che lavoriamo sui 6 centri vaccinali. Abbiamo un'adesione più o meno di 3.000 bambini, con una media già oggi raggiunta di 1.333 vaccinazioni effettuate. Quindi diciamo che ogni giorno viaggiamo su più o meno 180-200 vaccini pediatrici sui centri vaccinali, lavorando nella settimana dal lunedì al venerdì.
Naturalmente i numeri varieranno, aumenteranno in base appunto alle adesioni che ci saranno sulla piattaforma Sinfonia o di chi si presenta volontariamente al centro vaccinale. Oggi con i bambini dai 5 ai 11 anni lavoriamo su convocazione, non su insomma, adesione volontaria, ma insomma, stiamo andando bene. Questa insomma, è una scelta che diciamo, è vincente, in quanto anche i genitori si possono organizzare poi per portare i propri bambini nei centri vaccinali. Rispetto a questa cosa stiamo valutando anche la possibilità di dare vaccini alle farmacie. Naturalmente è un'organizzazione che dobbiamo mettere in piedi, che si tratta di trasportare vaccini in tante farmacie o vedere insomma, se vengono loro a ritirarle, però diciamo, tra le vaccinazioni in farmacia, tra le vaccinazioni a domicilio, negli studi dei medici, nei centri vaccinali abbiamo messo in campo un po' tutto. E diciamo che la provincia di Avellino si sta insomma, distinguendo, perché in media il numero di vaccinazioni che mettiamo in campo ogni giorno è di ben superiore rispetto alla media anche regionale. La caserma Berardi siamo in attesa di, insomma, di una risposta diciamo, positiva, che già è stata data come disponibilità della sede, ma la disponibilità di medici e infermieri che dovrebbe arrivare a giorni, quindi siamo in attesa di un ok da parte loro per poi spostarci anche sulla caserma Berardi e quindi aggiungere un altro drive anche in città. Dottoressa, comunque i dati sono elevati e la preoccupano anche il rientro a scuola. Sicuramente, perché in questi prima insomma, della chiusura delle scuole abbiamo lavorato tantissimo all'interno delle scuole, perché ci sono stati moltissimi focolai e quindi abbiamo dovuto correre dietro a positivi di bambini o di insegnanti e quindi relativi contatti. Adesso dobbiamo vedere che cosa è cambiato, che cosa cambierà insomma, dalla chiusura e quindi in questi 15 giorni di chiusura della scuola e quindi i risultati che saranno confortanti oppure no, e quindi si deciderà, naturalmente la regione deciderà su quelle che saranno le azioni da porre in essere dopo il 6 di gennaio. Rischiamo la zona rossa, dottoressa, con questi numeri? Al momento non rischiamo, perché abbiamo un tasso di occupazione dei posti letto nelle aree Covid che non ci porta appunto a decidere rispetto a questa situazione. La situazione sarà quella di rimanere ancora in zona bianca fino a quando i dati saremo in grado insomma, di tenerli belli stretti, perché dobbiamo anche sottolineare che ci sono sì tanti positivi, ma molti asintomatici o pauci sintomatici. Siamo nella media sia regionale che nazionale, anzi possiamo dire che in Irpinia il tasso di positività è molto più basso rispetto anche a quella regionale. E vedo che Omicron diciamo, sta diventando come un raffreddore, si diceva oggi sul Corriere del Mezzogiorno, veniva detta questa cosa. Penso che quello che è l'effetto della positività di un soggetto è diverso da soggetto a soggetto, quindi non possiamo dire se a tutti è un raffreddore o una febbre o altro. Ogni soggetto reagisce in maniera diversa.